Roberta, mi avvicino in punta di piedi. Io ti seguivo proprio estasiata. Sei un gigante. E la prima che ha applaudito in continuazione, che continua a dire, ma lei è una numero uno, è proprio Monica Cherubini. È stata la prima ad applaudire. Grazie Monica, grazie di cuore. E questa solidarietà femminile tra, insomma, tra artiste è molto molto bella. È bellissima, d'altronde poi tutto, da donna a donna, appunto, insomma, tutto è bellissimo. Perché? Perché mi piacerebbe anche ricordare le tue collaborazioni con Ornella Vanoni, con Celentano, con Mogol, un tour molto molto importante con Renato Zero, quindi uscirà anche un docufilm di Renato. Un docufilm, sì, giusto? Che è uscito al cinema, ma adesso sarà disponibile per tutti gli amatori di Renato e di Zerowski, che è stato lo spettacolo che ho fatto insieme a lui. Però la mia vita mi sta portando alcune nuove cose bellissime, un disco che farò tutto mio con la Giuseppa Publishing, la mia nuova etichetta, con canzoni nuove, una Roberta rinnovata.
Quindi ti seguiremo assolutamente. Vorrei anche salutare per la produzione il mio caro amico Gianni Testa. Noi ci incontriamo ogni anno intanto qui al Festival di Sanremo, in quel di Sanremo, e quindi veramente grazie Gianni e complimenti proprio grandissimi. Che cosa ti auguri, Roberta, come donna e come artista? Una cosa che mi piacerebbe, che è un po' l'inno della mia carriera, non invecchiare mai con la musica. Hai detto una cosa bellissima, bellissima.